Stai viaggiando lungo la costa del Nord Atlantico. Sei nella tua Jeep e stai attraversando le giungle e le pianure, scattando foto di animali selvatici per il tuo blog. Poi ti imbatti in un luogo che non è segnato su alcuna mappa. È una baia con un mare azzurro. Nessun umano ha mai messo piede qui. Vedi un'enorme impronta di una creatura sconosciuta sulla spiaggia. La dimensione dell'impronta è più della metà del tuo veicolo. All'improvviso, fuori dalla foresta che confina con la spiaggia, senti un boato assordante. Le palme si spezzano, poi vedi un mostro sconosciuto uscire dalla giungla. Per capire di cosa si tratta, torniamo indietro nel tempo. Centinaia di milioni di anni fa, poco prima che l'enorme meteorite colpisse la Terra, un gruppo di tirannosauri migrò verso la costa del Nord Atlantico. Arrivarono a un'enorme baia di fronte all'oceano e per molto tempo, grazie alla protezione naturale di questo luogo, sono rimasti protetti dai disastri naturali che si sono verificati sulla Terra. La caduta di un meteorite, l'era glaciale e i terremoti non hanno infastidito i T-Rex. Ma non erano gli unici a vivere in questo posto. Anche un gruppo di megalodonti è arrivato nella baia. Le creature più feroci dell'oceano e della terra furono costrette a convivere. Per milioni di anni questi mostri si sono mescolati in un enorme calderone chiamato evoluzione e si è formata una nuova creatura dal potere distruttivo. La nuova bestia ibrida ha preso il meglio da entrambi. Tyrannosaurus Rex. Con una lunghezza di 12 metri e con un peso di circa 9 tonnellate, è grande all'incirca come uno scuolabus. Il re dei dinosauri aveva i muscoli del collo spessi e forti, che potevano contenere un grande cranio, e una forte mascella con 60 denti aguzzi. E la spessa coda del T-Rex lo aiutava a bilanciarsi. La forza del morso era pari a 5.800 kg, che è come se un elefante adulto ti si sedesse addosso. Abbastanza forte, ma nulla in confronto alla forza e alle dimensioni del megalodonte. Questo squalo arrivava fino a 15 metri di lunghezza, poco meno di un vagone della metropolitana, e pesava 75 tonnellate, più di un carro armato. È quasi 8 volte più pesante di un T-Rex. Le mascelle del megalodonte contenevano 300 denti aguzzi, ciascuno delle dimensioni del palmo della mano di un uomo adulto. E la forza del suo morso era 6 volte maggiore di quella del T-Rex. E in questo luogo queste due bestie sono diventate una. Ha preso la forte mascella dal megalodonte, con 360 denti, e l'enorme teschio dal tirannosauro. Il mostro ibrido si muove su due zampe, ma ha pinne sul dorso e sulla punta della coda e dita palmate. La lunghezza dalla coda al cranio è di 21 metri e pesa circa 90 tonnellate. È la creatura più grande dell'intera storia del pianeta, dopo la balenottera azzurra. Dal momento che è sopravvissuto ad ogni disastro naturale e non ha rivali nella catena alimentare, è sopravvissuto fino ad oggi. Ed ecco il megalodonte Rex, o tirannodonte se preferisci. Il suo ruggito ti assorbe e sta venendo da te. Ogni passo sembra un piccolo terremoto. Premi il pedale dell'acceleratore, ma l'auto non parte. Le ruote sono bloccate nella sabbia. Non hai altra scelta. Lasci l'auto e dal bagagliaio prendi un gommone gonfiabile con un piccolo motore. Improvvisamente, il tirannodonte afferra la Jeep con le sue fauci e la schiaccia come una scatola di cartone. La pressione applicata alla Jeep è paragonabile al peso di 6 elefanti adulti. Il mostro la mastica come se fosse una gomma. Puoi sentire i suoi denti affilati che tagliano il metallo e la gomma delle ruote. Poi il dinosauro sputa l'auto. Nel frattempo, tu corri verso l'acqua. Accendi il motore e sali sul gommone, dirigendoti il più lontano possibile. Il dinosauro ti corre dietro e salta nell'acqua. Nuota come uno squalo. Puoi vedere una pinna che spunta dall'acqua, grande quanto una piccola barca a vela. Per fortuna, non ti raggiunge. La velocità del megalodonte è di circa 16 km orari. Ma questa bestia è 2 volte più lenta perché le sue zampe posteriori sono enormi. I piedi palmati lo aiutano, ma è comunque troppo pesante. La sua conformazione fisica non gli permette di accelerare di molto. 12 km orari è il suo massimo. Vedi che la pinna si sta allontanando sempre di più, ma il motore inizia a vibrare. Ti viene in mente che non hai fatto il pieno, quindi tra pochi minuti il dinosauro ti raggiungerà.
Non riesce a vederti perché ti sei allontanato molto, ma lo squalo che è in lui ha un grande senso dell'olfatto nell'acqua. Non sarai in grado di sfuggire al suo naso. Giri il gommone e ti dirigi verso la riva. In lontananza vedi la pinna triangolare nell'acqua. Devi stargli alla larga se non vuoi essere catturato, ma non hai abbastanza benzina. Il motore si spegne. Inizi a remare, ma ora ti stai muovendo troppo lentamente. Il mostro ti sta inevitabilmente raggiungendo. Un enorme dinosauro emerge dall'acqua e poi si immerge, creando un'onda enorme e lanciandoti a riva insieme alla barca. Il mostro esce dall'acqua e ti corre dietro, ma tu puoi ancora salvarti perché la velocità del tirannodonte è di circa 16 km orari, che è leggermente inferiore alla velocità del T-Rex. Corri e trovi facilmente un riparo, ma ti rendi conto in tempo che è una pessima tattica, dal momento che il T-Rex ha i recettori dell'olfatto ben sviluppati e può fiutarti come un gatto. Devi solo riuscire a scappare il più lontano possibile. Senti il ruggito assordante del megalodonte Rex dietro di te. Gli alberi si spezzano, la terra trema, ma poi tutto tranquillo. Il cuore del tirannodonte fa molta fatica a pompare il sangue attraverso il corpo dell'enorme dinosauro. Quando corre, il cuore lavora ancora più intensamente. A causa dell'affaticamento, il dinosauro ha poca resistenza ed esaurisce rapidamente la sua energia. Forse è seduto per terra a riprendere fiato. Stanco, ti fermi anche tu. Non senti più i suoi passi. Il T-Rex non era in grado di cacciare piccoli dinosauri, poiché riuscivano a fuggire rapidamente ed erano in grado di sentirlo da molto lontano. Solo i grandi erbivori, lenti come lui, potevano diventare un suo pasto. Ora però siamo nel XXI secolo e i dinosauri sono estinti. Allora cosa mangia? In questo momento senti gli alberi che scricchiolano a pochi metri da te. Attraverso i cespugli e le foglie vedi una grande piastra triangolare. Ti sposti di lato e ti rendi conto che è uno stegosauro. Sembra che qui il periodo giurassico esista ancora. Il dinosauro, delle dimensioni di un autobus, sta mangiando tranquillamente dell'erba mentre fa rumore. Senti anche i passi pesanti del tirannodonte affamato. Lo stegosauro percepisce il nemico. Si mette in posizione di attacco. Il tirannodonte si avvicina. Corri di nuovo in un posto sicuro e guardi il combattimento. Il tirannodonte esce dalla giungla, ringhia, apre la mascella massiccia e attacca l'erbivoro. Lo stegosauro colpisce subito il nemico con la sua coda uncinata. Il tirannodonte cade. Gli alberi si frantumano e il terreno trema sotto l'enorme mostro. Questo si alza e corre furiosamente verso l'avversario. Tu decidi di approfittarne e scappare via. Giungi alla riva, salti sul gommone e remi il più lontano possibile. Senti ancora i ruggiti dei due dinosauri venire dalla giungla. Decidi di navigare lungo la baia per raggiungere una spiaggia civilizzata. Mentre sei in acqua, ti accorgi che è diventato tutto silenzioso. Troppo. Delle onde appaiono in superficie, ma non c'è vento. L'acqua ribolle e senti un terribile ronzio dalle profondità dell'oceano. Attraverso la superficie dell'acqua vedi diversi tentacoli. Sono enormi e dappertutto. Deve essere un calamaro enorme o addirittura il Kraken. Ma poi vedi che la testa di questo mostro è quella di uno squalo. Ora non hai modo di scappare perché il Krakenodonte è emerso dall'acqua. Ma questa è un'altra storia. Lo squalo gigante che terrorizzò gli oceani circa 20 milioni di anni fa. Per 13 milioni di anni, questa bestia di 60 tonnellate ha dominato le calde acque del nostro pianeta. Tuttavia, alcuni credono che il megalodonte viva ancora nelle parti più remote e profonde dell'oceano. È una calda giornata estiva, perfetta per fare un bel bagno in mare. Stai galleggiando e sei completamente rilassato. I tuoi occhi sono chiusi e il tuo respiro è regolare. L'acqua è piacevolmente fresca. Una leggera brezza ti sfiora il viso. Ti senti abbastanza calmo da appisolarti. All'improvviso, qualcosa ti colpisce la gamba. Svegliato dal tuo sonnellino, inizi ad agitarti finché non ti trovi faccia a faccia con quello che ti ha colpito. Fortunatamente, tutto ciò che vedi sono un paio di pinne e dei musetti carini e sorridenti. Phew! Sono solo delfini. Sei fortunato ad averli incontrati in natura. Queste incredibili creature ti sono così vicine che puoi persino toccarle. Hai sentito dire che la pelle dei delfini è gommosa, ma a parer tuo è più simile alla parte interna di un uovo sodo.
Uno di questi animali è così vicino che il suo odore salato ti riempie le narici. Sai però che i delfini non hanno ghiandole sudoripare. Questo significa che non sudano e sono praticamente inodori. L'odore che senti viene dall'acqua in cui nuotano. Il predatore più grande e feroce che abbia mai perseguitato gli oceani. Lo squalo megalodonte ha dominato i mari per secoli, prima di estinguersi milioni di anni fa. Tuttavia, gli scienziati sono riusciti a scoprire alcuni dei suoi resti. Tutto ciò che sappiamo su questa grande bestia marina l'abbiamo appreso grazie ai fossili dei suoi denti giganti, che hanno all'incirca le dimensioni di una mano umana. Uno scheletro di megalodonte non è mai stato scoperto. Gli scheletri di squalo sono fatti principalmente di cartilagine, il che significa che si decompongono rapidamente. Gli squali però perdono continuamente i denti, che poi ricrescono. Uno squalo può avere in totale 40.000 denti in una sola vita. Gli scienziati sono riusciti a studiare diversi tipi di specie di squali basandosi solo sui loro denti. Lo squalo megalodonte aveva circa 276 denti. Quando cadevano, si posavano sul fondale marino, dove sono rimasti per milioni di anni, fossilizzandosi. Gli scienziati hanno trovato questi denti e sono l'unica vera prova che abbiamo dell'esistenza del megalodonte. I denti del megalodonte sono stati scoperti in tutto il mondo, e questo significa che, a differenza di altri animali marini, il megalodonte era intercontinentale. Ancora oggi, la maggior parte degli squali e degli animali marini tende ad attenersi a un particolare mare o oceano. Lo squalo megalodonte nuotava liberamente in tutto il mondo, muovendosi tra acque tropicali e subtropicali. Denti di megalodonte sono stati trovati in tutti i continenti, a parte le gelide acque dell'Antartide. Quando un megalodonte fa la sua apparizione da protagonista in un film o in un programma TV, viene ritratto come una versione gigante dello squalo bianco. In precedenza, gli scienziati credevano che il megalodonte e lo squalo bianco discendessero entrambi da un antenato comune. Eppure è del tutto falso. In realtà è più probabile che il megalodonte fosse l'arcinemico dell'antenato dello squalo bianco, lo squalo Cosmopolitodus. Ciò significa che il megalodonte non era così simile allo squalo bianco. In realtà il megalodonte aveva un muso più corto dello squalo bianco e pinne pettorali più lunghe per dare allo squalo gigante una corporatura più tozza e più minacciosa. Entrambi avevano un ottimo senso dell'olfatto, quindi, anche nella preistoria, non sarebbe stata una buona idea andare a nuotare in mare con un pezzo di carne cruda in mano. E di certo non è sicuro ora. Sia che il megalodonte si nasconda da qualche parte nelle profondità, cosa che alcuni credono sia possibile, o che sia sparito per sempre, i cugini più piccoli saranno lì ad aspettarti. Inoltre, a entrambi piaceva inseguire grandi mammiferi marini, quindi avrebbero sicuramente passato del tempo insieme. Cioè, fino a quando il megalodonte non si fosse estradito e si fosse mangiato accidentalmente il suo amico. Ehi, non si sa mai. Questi squali avevano un modo diverso di cacciare. Gli squali bianchi preferiscono attaccare la loro preda cercando i loro punti più morbidi, come le gambe o il ventre. Hanno persino ritrovato un intero dente incastonato nell'osso di un animale più grande, come una balena. Senza gli arti di cui hanno bisogno per nuotare, questi poveri animali marini rimanevano indifesi e incapaci di scappare. Eppure le balene erano una piccola parte della dieta di megalodonte. Foche, otarie, calamari, delfini e altri squali. Il buon vecchio megalodonte probabilmente non avrebbe detto di no nemmeno a qualche banco casuale di pesci più piccoli che si trovassero davanti alla sua bocca. Niente di meglio di una buona merenda dopo una cena abbondante. Persino le tartarughe giganti non erano al sicuro all'interno dei loro gusci spessi. Il megalodonte li avrà viste come una bella sfida a cui dedicarsi durante la giornata. Gli scienziati hanno utilizzato delle simulazioni al computer per cercare di elaborare lo stile di caccia di questo antico squalo. Grazie a questa tecnologia, gli scienziati hanno scoperto che lo stile in cui attaccavano era molto diverso da quello degli squali moderni. Gli squali moderni attaccano nel punto più vulnerabile, ad esempio il ventre. Invece, i denti del megalodonte erano particolarmente adatti a mordere le aree più dure della cartilagine. Quindi si crede che il megalodonte mordesse prima le pinne più dure, rendendo la preda incapace di nuotare, per poi sferrare il colpo mortale. Alcune persone credono che il megalodonte sia ancora vivo, in agguato, nelle profondità delle acque dell'oceano. Ma è improbabile che sia vero. I megalodonti sono una specie di acqua calda, il che significa che non sarebbero in grado di sopravvivere nelle fredde acque dell'oceano profondo. La maggior parte delle potenziali prede del megalodonte vive in acque meno profonde, il che significa che ci sarebbe ben poco da mangiare per il megalodonte nel mare profondo. In poche parole, se ci fosse un animale grande come il megalodonte ancora oggi, lo avremmo già individuato.
Tuttavia è improbabile imbattersi in un megalodonte. Gli squali, come noi, preferiscono le calde acque lungo la costa. La vita nell'oceano profondo sarebbe troppo fredda e il cibo scarseggerebbe. Anche i loro corpi dovrebbero evolversi per evitare di essere schiacciati dall'enorme pressione nelle profondità marine. È improbabile che siano ancora in giro, ma nulla è impossibile. Una buona notizia è che se mai ne incontrassi uno, è altamente improbabile che ti mangi. Sei un pasto troppo piccolo per il megalodonte, anche se stessi in compagnia. Questo squalo mangia balene lunghe più di 15 metri. Se però fai una festa in spiaggia, allora è un'altra storia. In una spiaggia piena di bagnanti, lo squalo potrebbe benissimo insinuarsi, divorando diversi umani senza nemmeno masticare. Il temibile nome megalodonte deriva da due parole greche, megas, che significa grande, e odont, che significa dente. Combinati significano grande dente e sicuramente è all'altezza del suo nome. Solo uno dei suoi denti ha le stesse dimensioni di una testa umana. Aveva 276 enormi denti in totale, su ben 5 file distinte. In tutta la storia, solo un paio di gatti dai denti a sciabola e il T-Rex avevano denti sempre più grandi. Questa è una resa dei conti che vi piacerebbe vedere. Il megalodonte è scomparso milioni di anni fa, lasciando dietro di sé per gli archeologi solo enormi denti. Sono letteralmente scomparsi senza lasciare molte tracce. Gli scienziati ritengono che nel tempo il livello del mare sia diminuito e la temperatura dell'oceano sia scesa rapidamente. Più di un terzo di tutta la vita marina venne spazzata via a causa del raffreddamento degli oceani e il crollo del numero di animali nella catena alimentare. Ciò ha avuto un effetto catastrofico sui predatori affamati. Poverini! Per loro divenne troppo freddo, rendendo la riproduzione difficile poiché partorivano in acque calde. Il megalodonte è solitamente descritto come uno squalo bianco gigante, ma questo è solo un mito. In effetti, gli antenati dell'odierno squalo bianco hanno convissuto con il megalodonte stesso, ma non erano affatto migliori amici, erano persino in competizione tra loro. Lo squalo bianco era un cacciatore migliore grazie alle dimensioni ridotte e l'agilità con cui riusciva a catturare rapidamente le prede. Si mangiavano persino i cuccioli di megalodonte, che erano grandi la metà, e questo ha contribuito ulteriormente alla loro estinzione. Sebbene lo squalo bianco non potesse competere con un megalodonte adulto in un combattimento testa a testa, di certo non aveva paura di rubargli il cibo. Questo significa che al megalodonte rimanevano solo pesci più grandi o balene, ma le scorte di cibo iniziarono ad esaurirsi perché le balene si spostarono verso mari più freddi. Le balene si adattarono alle temperature più fredde, lasciandosi alle spalle il megalodonte. A loro volta i megalodonti morirono di fame o si congelarono durante l'era glaciale. Piuttosto che allo squalo bianco, il megalodonte è più somigliante a un moderno squalo toro. Aveva il muso corto, la mascella inferiore piatta e enormi pinne pettorali per sostenere il suo enorme peso e le sue dimensioni. Per quanto spaventosi fossero, questi squali erano in realtà molto premurosi tra di loro. Diverse aree in cui crescevano i piccoli tutti insieme sono state scoperte in Florida, Maryland e Panama. Davano alla luce i loro piccoli in acque poco profonde. Lo sappiamo grazie alla scoperta di tanti minuscoli denti di megalodonte trovati in queste aree. Chissà se avevano anche delle tate.